proprio gusto. Ho detto, rigiocare contro il Siena è sempre una bella emozione, anche perché ti ricordi dell'anno appena concluso, perciò sono ricordi freschi, freschissimi, che però ti resteranno sempre, sempre dentro. Insomma, è stata un'annata eccezionale sotto tutti i punti di vista, per chi ha giocato di più, per chi ha giocato di meno, però è stato un emblema della rinascita, secondo me, di Siena, che secondo me ha le potenzialità per continuare a lottare per tornare dove merita. A fine campionato la sua scelta è stata sicura, subito San Donato Tavarnell. Sì, ero abbastanza consapevole sia per età che per... anche se mi sento ancora bene, secondo me dimostro anche meno di quello che ho. Però insomma, ho detto, sono venuto qua, sono contentissimo, c'è gente seria, sono una squadra che insomma è ferita perché viene da una recessione, però ha subito voglia di tornare e di migliorare, di fare dei passi avanti sia come società sia come anche categorie, e se lo può anche e se lo merita anche. Perciò ho detto, sono contento, sinceramente ho detto, parlai con il presidente ma non aspettai nemmeno i cambi, a parte c'era, si sa quello è successo quest'estate, quello poteva succedere, poi hanno fatto dei cambiamenti, però io sinceramente ero abbastanza consapevole sia anche per esigenze lavorative che per età di fare altre scelte. Sinceramente non mi sarei potuto permettere di avere un impegno, la verità, così grosso. Ecco, Pistoia è una promozione, se è una promozione a San Donato si leccano baffi. E ormai sto diventando un amuleto, perciò indipendentemente, non si sono nemmeno domandati se stavo bene, stavo male, mi hanno preso a prescindere, no, però ho detto qua, siamo partiti con l'idea di far bene, e se devo parlare del Tavarnelle, speriamo, insomma, dobbiamo migliorare perché siamo una squadra completamente nuova, di levarsi le soddisfazioni, se poi faccio come questi anni, ben venga. Hai sentito Morgia per caso? Sì, sì, il mister, ho detto, io lo conosco da 3 anni, penso di essere stato uno dei suoi uomini, tra virgolette. Sicuramente è amareggiato per la situazione in generale, perché ha tanta voglia di riniziare a allenare, però insomma bisogna tutti guardare avanti, e sono convinto che come me farà il tifo per il Siena. Oggi forse non è la Robur migliore, però cosa pensi di questa squadra, per l'idea che ti sei fatto, quello che potuto vedere? Vabbè, la Robur migliore, oggi sta un amichevole contro una squadra che ha pensato solo un po' a difendersi, ci abbiamo anche provato, però non è oggi secondo me che dobbiamo giudicare sia tra virgolette Tavarnelli che la Robur. Io l'ho un po' seguita anche in queste partite a Colle, l'ho guardata a Prato e mi sono anche confrontato altre persone, perché seguo sempre le mie ex squadre, se così bisogna dire, e a me mi ha fatto una buonissima impressione. La vedo una squadra quadrata, con un'idea ben chiara, e secondo me si possono dare delle grosse soddisfazioni. San Donato ci sono tanti giovani con delle colonne, una sei tu, l'altra è il capitano Cubillos e l'altra è Galbiati, nel Siena ci sono tanti giovani ed alcune colonne, Bonazzoli e Portanova. Come si aiutano questi giovani a venire fuori? Si aiutano avendo pazienza, dandogli le direttive giuste, poi il gran lavoro lo fa anche il mister e la società. Noi possiamo essere quel collante, diciamo, per tranquillizzarli e dargli quella convinzione di poter far bene, perché alla fine sono loro che ci fanno la differenza, perché ha detto, noi siamo obbligati in queste categorie come l'anno scorso a doverli far giocare per forza, quindi dobbiamo usare il bastone e la carota, diciamo. Però insomma sono giovani in gamba, e giovani anche ci assieno, ho detto, l'ho seguito un po' e ha fatto secondo me delle buone scelte.